In un modo o nell'altro abbiamo sentito tutti parlare di apparizioni mariane tramite trasmissioni televisive o quant'altro, però non sappiamo perché sta apparendo. La Madonna, tramite veggenti sparsi in tutto il mondo, dona profezie che ho studiato e sono talmente importanti che mi hanno fatto riflettere e agire di conseguenza. E cosa ho fatto? Ho scritto, ho elencato queste profezie su un foglio, ho fatto migliaia e migliaia di fotocopie per un'iniziativa personale, ho cominciato a girare per mezza Italia in varie città. Sono andato nelle stazioni dei carabinieri, della Guardia di Finanza, ho suonato il campanello, mi facevano entrare, mi chiedevano il documento d'identità, registravano i miei dati personali. Poi gli consegnavo il foglio e spiegavo il contenuto con la speranza che queste informazioni venissero diffuse il più possibile. Sono andato anche in questura a Roma, Vicenza, Torino, Ferrara, Ancona, Brescia. Io pubblicherò questo filmato su YouTube, quindi non posso mentire parlando di polizia, carabinieri, guardia della finanza. Rischierei di prendere una denuncia. Sono andato anche dai militari a Roma, Piacenza, Cremona. Nella caserma di Cremona sono andato due volte e la seconda volta mi hanno mandato fuori, mi hanno invitato subito ad uscire. Ho speso migliaia e migliaia di euro in copisteria, in viaggi, autostrada, benzina, tutti fine settimana, ma dico proprio tutti, dal 2015 al 2019 ero fuori dalla mia città per distribuire questi fogli. Perché ho fatto tutto questo nonostante qualche difficoltà e qualche maltrattamento che ho ricevuto? O che sono diventato matto che grazie a questi messaggi mariani ho scoperto delle informazioni estremamente importanti? Cominciamo a vedere i messaggi. Trevignano Romano, apparizioni Roma 2017. Pregate per la pace del mondo, una guerra si sta preparando dove sarà coinvolta la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Antonio Veggente di Salerno, Capua 2001. Caro figlio, molto presto si avvererà quello che mia e vostra madre ha predetto i quattro fanciulli di Garabandal, le apparizioni della Spagna. Figliolo, all'inizio di questo nuovo millennio vi sarà un enorme castigo per due grandi nazioni, il cui nome comincia con la lettera A, così come predetto da mia madre ai ragazzi di Garabandal. Chi sono queste due A? 2001, vidi un astro nero che come stella cadente andava a schiantarsi nella stessa direzione dove un tempo si ergevano le torri gemelle. Chiesi al Signore il significato della visione. Figlio mio, la visione che ti ho appena mostrato sta a significare che molto presto le tenebre scenderanno sull'umanità. L'America presto entrerà in guerra santa con l'Asia. Scoppierà presto una guerra fra America e alleati, America, Europa e Israele contro Asia e alleati, Cina, Russia e paesi arabi. E quale sarà la causa scatenante? Carbonia, apparizioni, Sardegna, 2017. La Cina minaccia la sua candidatura a primate della Terra. L'America contrariata la combatte. Il male è in attesa di massacro. Dopo la guerra fredda, conclusa nel 1991, l'America dichiara di essere la leadership mondiale a livello politico, economico e militare. Nell'arco di pochi anni la situazione cambia. La Cina diventa il massimo esportatore mondiale di merci, effettua investimenti esteri sempre in crescendo e contrasta la supremazia tecnologica dell'America per quanto riguarda la capacità e la qualità del prodotto. L'America invece è un paese in bancarotta, pieno di debiti, ha prodotto dal nulla virtualmente al computer miliardi di dollari
per pagare pensioni, stipendi e spese statali. L'America non è più il numero uno al mondo. Nel 1997 nasce a Washington l'Istituto di Ricerca PNAC, ovvero Project for the New American Century, progetto per un nuovo secolo americano, che ha pubblicato nel settembre del 1997 un rapporto di 90 pagine intitolato Ricostruire le difese dell'America, strategie, forze e risorse per un nuovo secolo. L'America vuole rimanere la leadership mondiale. Infatti sul documento è scritto che entro il 2017 la Cina potrà contrastare a livello politico, economico e militare la potenza americana e deve essere fermata prima che possa diventare una minaccia. Gran parte delle idee del PNAC è associata al movimento di destra neoconservatore o neocon, guidato da George W. Bush. Vediamo questa immagine. Questi sono i componenti del PNAC. Vediamo Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Richard Perle e Jeb Bush. Sempre insieme al presidente George W. Bush da neocon. E cosa succede? Settembre 2000, pubblicazione del documento di 90 pagine appena spiegato. Novembre 2000, elezioni presidenziali americane. Gennaio 2001, sale in carica il presidente Bush. Settembre 2001, attentato alle Torri Gemelle. Il mondo casca in tensione. Due aerei si impattano contro le torri e crollano perfettamente dritte, una dopo 40 minuti, l'altra dopo 1 ora e 30 minuti. Il fatto però è che erano state progettate per assorbire ampiamente, abbondantemente l'impatto con un qualsiasi aereo di linea, con conseguente incendio. La versione ufficiale ha dichiarato che l'area colpita dall'aereo ha raggiunto temperature altissime. I piani interni si sono ammorbiditi e sciolti, provocando la caduta della struttura. Però la struttura è composta da traversi in acciaio robustissimi e l'acciaio fonde a 1500 gradi. Vediamo questo video. La tesi ufficiale vuole che il calore degli incendi abbia indebolito le strutture di supporto, fino a farle crollare su se stesse. Ma l'acciaio fonde a 1500 gradi e deve essere esposto a una temperatura di almeno 800 gradi per lunghissime ore, prima di iniziare anche solo ad ammorbidirsi. A Madrid un edificio simile ha bruciato per 2 giorni interi, a temperature ben più alte di quelle delle Torri Gemelle, senza che l'acciaio mostrasse in seguito il minimo segno di indebolimento. Vi sono poi queste immagini termografiche, riprese da una telecamera ad infrarosso, che indicano temperature molto più basse di quelle necessarie ad indebolire l'acciaio. Questa è la Torre Nord, ripresa dal basso, di cui si intravede la silhouette. Sono le 9:18, è quindi passata circa mezz'ora dal primo impatto e la temperatura non raggiunge mai il colore giallo, cioè non supera i 100 gradi centigradi. E questa è la Torre Sud. Sono passati circa 15 minuti dall'impatto del secondo aereo e la temperatura, anche in questo caso, non supera i 100 gradi centigradi. Dall'immagine termografica abbiamo visto che non sono stati superati i 100 gradi. Serviva un calore estremamente più intenso per far sciogliere la struttura. Ma ammettiamo che abbiamo raggiunto i 1500 gradi. Vediamo questo filmato. Un altro fatto inspiegabile è la velocità impressionante di caduta dei 3 edifici. Circa 10 secondi per le torri, più di 100 piani per 400 metri ciascuna, e 6 secondi per l'edificio numero 7, 40 piani per circa 150 metri di altezza.
Le tre torri sono cadute praticamente nello stesso tempo che avrebbe impiegato a raggiungere il suolo una sfera d'acciaio lasciata cadere dal tetto dell'edificio al momento dell'inizio del crollo. Ma questo contraddice uno dei più noti principi della fisica, secondo il quale invece i vari piani, cadendo l'uno sull'altro, avrebbero dovuto accumulare un ritardo progressivo, risultando in un tempo totale di caduta molto superiore a quello della sfera lanciata nel vuoto. Faccio un esempio. Prendo una sfera d'acciaio e la posiziono a fianco della torre, alla stessa altezza. Lascio cadere la sfera nello stesso istante in cui la torre comincia a crollare e vedrò che il tempo e la velocità di caduta sono praticamente uguali. E questo è impossibile perché vediamo l'immagine. La struttura sottostante al punto di impatto, come vediamo, era perfettamente integra e doveva opporre resistenza e rallentare notevolmente il tempo e la velocità di caduta. La torre poteva crollare a una velocità di caduta libera soltanto se sotto il punto di impatto vi fosse stato il vuoto totale. Inoltre il World Trade Center 7, un edificio di 40 piani alto 150 metri, senza essere colpito da un aereo, è crollato in un tempo di 6 secondi. Vediamo questo filmato. Contrariamente alle Torri Gemelle, l'edificio 7 non era stato colpito da nessun aereo. Era stato solo in parte danneggiato dal crollo della Torre Nord e aveva subito degli incendi tutt'altro che devastanti. Nulla faceva pensare che potesse crollare. D'altro canto, era parsa a tutti come una perfetta demolizione controllata. Il crollo integrale iniziava di colpo, c'era una rapida accelerazione verso il basso, c'era la discesa simmetrica di tutta la struttura e sembrava persino che il crollo fosse iniziato dal basso, come nella maggioranza delle demolizioni controllate. I professionisti nel settore delle demolizioni, come l'olandese Dan Jouwenko, sembravano non avere dubbi su quello che era successo. This is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Il World Trade Center 7 e le Torri Gemelle sono state fatte crollare con delle cariche esplosive, come si fa con i vecchi edifici da demolire. È stato tutto organizzato a puntino. Si dà la colpa a Bin Laden, capo di Al-Qaeda, e a causa di questa grande farsa è scoppiata la guerra in Afghanistan. Due giorni dopo, l'11 settembre, il Congresso americano ha approvato una legge che autorizza il presidente a dichiarare guerra a qualsiasi nazione lui ritenesse coinvolta con l'11 settembre. L'America dichiara che l'Iraq sia connessa con Al-Qaeda e che Baghdad, la capitale, possieda armi biologiche, chimiche e missili che raggiungono una distanza hanno una gittata superiore a quella consentita dall'ONU. Il segretario di Stato Colin Powell presenta all'ONU un documento falso che prova l'esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq. E qui entra in gioco Ahmed Chalabi, oppositore del regime di Saddam Hussein. Vediamo questa immagine. Questo è Ahmed Chalabi, lo vediamo anche qui, in compagnia di Donald Rumsfeld. Ahmed Chalabi conosceva personalmente Donald Rumsfeld e altri componenti del PNAC, come Paul Wolfowitz, Richard Perle e Jeb Bush. E ripeto, PNAC vuol dire Progetto per un Nuovo Secolo Americano e non iracheno. Il 2 novembre 2015 una giornalista francese del canale televisivo France 5 intervista Ahmed Chalabi e cosa dichiara quest'uomo? L'America già nel 2001 mi aveva chiesto
degli indizi, degli elementi utili a costruire un'accusa contro le armi dell'Iraq. Il giorno dopo Ahmed al-Chalabi viene trovato morto causa arresto cardiaco. Era stato proprio lui ad aiutare l'intelligence americana a costruire un falso documento di armi chimiche in mano a Saddam Hussein. A causa di questa farsa è partita un'altra guerra organizzata in Iraq. Ma la Madonna interviene con questo messaggio. Veggente Antonio Salerno, 2003. Ho visto la Vergine Santa brillare come il sole. Aveva nella mano destra una bomba con la miccia accesa e con la stessa mano mi ha indicato l'America, nel punto in cui un tempo si ergevano le torri gemelle. Caro figlio, la visione che ti ho mostrato sta a simboleggiare una guerra nucleare causata inevitabilmente dall'attacco che l'America farà all'Iraq. Se l'America non rifletterà su una possibile risoluzione pacifica della controversia, essa stessa subirà gravemente e atrocemente le conseguenze di questa guerra. Nel gennaio 2003 la Madonna preannuncia una guerra che dopo due mesi scoppia. Profezia compiuta. Dall'attacco all'Iraq ne verranno conseguenze tremende, perché proprio all'Iraq, dopo lo vediamo, se l'America non si ferma subirà pesantemente. Matteo 26. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la spada al fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada, tutti. Non ha detto tutti i cristiani che feriscono di spada periranno di spada, ha detto tutti, indipendentemente da classi sociali, religioni, nazionalità, tutti coloro che feriscono di spada periranno di spada. Ha annunciato una legge molto precisa. Tutto il male che facciamo torna indietro con delle tempistiche che non comprendiamo, però tutto torna indietro. L'America ha trasgredito profondamente a questa legge e continua ad organizzare guerre. Il 15 marzo 2011 cominciano le manifestazioni pubbliche contro il regime di Assad. Nel 2012 comincia la vera e propria guerra civile in Siria. Il 23 gennaio 2012, vediamo questa immagine, si forma il gruppo dei ribelli chiamato Jabhat al-Nusra li al-Sham, meglio conosciuto come Fronte al-Nusra della Siria, capitanato da Abu Mohammed al-Julani, che annuncia proprio la formazione di questa cellula terroristica. Nell'aprile 2013 interviene al-Baghdadi e dice: il Fronte al-Nusra è appoggiato e finanziato da noi e per noi è inteso come Stato Islamico dell'Iraq, cioè il gruppo dei terroristi dell'Iraq chiamato ISI e capitanato proprio dallo stesso al-Baghdadi. E aggiunge: il Fronte al-Nusra non è altro che un'estensione dell'ISI in Siria e presto i due gruppi si uniranno insieme sotto il nome di Stato Islamico dell'Iraq al-Sham, cioè gruppo dell'ISI unito al gruppo della Siria formano il famigerato ISIS. Vediamo questa immagine del 2013. Abbiamo al-Baghdadi, capo dell'ISI,
insieme a Mohammed Nur, portavoce del fronte al-Nusra. Quindi abbiamo due elementi di spicco dell'ISIS, due famigerati nemici dell'America. E cosa ci fanno insieme al senatore americano John McCain? È una bella domanda. In realtà al-Baghdadi fa parte dei servizi segreti israeliani del Mossad. E l'ISIS è stato appoggiato, addestrato e finanziato con $1 miliardo dalla CIA nell'operazione chiamata Timber Sicamore. L'America ha inventato che il regime di Assad ha usato gas al cloro contro i ribelli nella città di Idlib, provocando 80 vittime innocenti, tra cui decine di bambini. I servizi segreti americani hanno dichiarato di avere rintracciato comunicazioni tra ufficiali militari ed esperti chimici, mentre parlavano della preparazione di un attentato, di un attacco col gas sarin. Aggiungo, la Siria non ha concesso all'America il permesso di costruire un enorme oleodotto che passava proprio sul territorio siriano. Nel 2014 l'esercito USA entra in guerra in Siria con la scusa del terrorismo ISIS, con la scusa delle armi chimiche, ma il vero motivo era derubare i pozzi petroliferi di Assad. Il solito gioco americano, la solita guerra organizzata. Ma la Madonna interviene con un messaggio allarmante. Apparizioni Zaro, Isola di Ischia, Napoli, 2012. Figlia, quello che sta accadendo in Siria è molto preoccupante. Questa guerra mi addolora molto. Pregate, pregate, pregate. Monteberico, apparizioni, Vicenza, 2015. Sono anni che cerco di far capire a tutti i miei figli di tornare a Dio, perché il pericolo incombe. I tempi si sono accorciati e voi niente. La solita indifferenza. Avete veduto la Russia, l'America, la miscredente della Francia? Tutti sono partiti, figli, dalla Siria e dal Medio Oriente scatterà la terza guerra mondiale. Nel 2015 succede un fatto imprevisto. La Russia entra in guerra in Siria, comincia a bombardare l'ISIS con aerei, elicotteri e navi che inviano dal Mar Caspio dei missili di crociera che viaggiano a un'altezza di 200 metri a una velocità di 2,5 volte il suono. Sono imparabili. Il 22 settembre 2015 cominciano i bombardamenti. Il 6 dicembre 2017 il presidente Putin dichiara: l'ISIS è stato sconfitto. La Russia ha combattuto contro il terrorismo a favore dell'America. Ma abbiamo appena detto che l'ISIS è stato creato dagli americani. Quindi i russi si sono contrapposti ai piani dell'America. Ecco perché la Madonna nel messaggio ha annunciato una situazione preoccupante dalla Siria, dal quale comincerà una terza guerra mondiale. Le superpotenze possiedono migliaia di testate nucleari. Non sarà una guerra come le precedenti. Domanda: in che tempi viviamo? Antonio, Veggente, Salerno, 2002. Figlio mio, non temere, sono l'angelo Sariel. Ascolta bene quanto sto per dirti. Quando l'America attaccherà l'Iraq, sarà il segno che Dio sta per castigare l'umanità. Da qui capirete che Dio ha dato ordine ai suoi angeli di versare la prima coppa
sul mondo intero. Vi sarà una guerra santa tra popoli asiatici e il resto del mondo, causata dall'America. Causata dall'America. Un terzo dell'umanità verrà cancellata dalla faccia della terra a causa di questa guerra. Vediamo questa immagine. Abbiamo il fiume Eufrate che bagna quattro nazioni. La prima di queste quattro nazioni ad essere stata colpita dalla guerra è l'Iraq. La Madonna ha detto: l'attacco dell'America all'Iraq significa che Dio ha versato la prima coppa sul mondo per castigare l'umanità. Le coppe sono i castighi inviati da Dio durante l'Apocalisse. Quindi stiamo entrando a vivere una guerra descritta nell'Apocalisse. La Madonna ha aggiunto: dalla Siria partirà la terza guerra mondiale. Anche la Siria è bagnata dal fiume Eufrate. L'esercito turco e l'esercito iraniano sono presenti in guerra in Siria. In Siria abbiamo anche la presenza dei due eserciti più potenti al mondo, vicini e contrapposti, Russia e America, Oriente e Occidente. Le quattro nazioni bagnate dal fiume Eufrate vivono una forte situazione di tensione. E la Madonna ha aggiunto: questa guerra provocherà la morte di un terzo dell'umanità. Vediamo. Apocalisse 9. Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udì una voce dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio e diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli incatenati sul gran fiume Eufrate. I quattro angeli. Furono sciolti i quattro angeli, pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità. Ecco. Stiamo entrando a vivere lo scenario descritto in Apocalisse 9. Ma la Madonna ha aggiunto che questa guerra è causata dall'America Occidente. Quindi, tornando alla legge di azione e reazione, chi di spada ferisce di spada perirà, possiamo immaginare che i re d'Oriente vinceranno questo scontro finale. Apocalisse 16. Udì poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il sesto versò la sua coppa sopra il gran fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti immondi, simili a rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. È scritto che dal fiume Eufrate partirà la grande guerra. Infatti la Madonna ha annunciato che dalla Siria, bagnata, come abbiamo visto, dal fiume Eufrate, partirà la terza guerra mondiale. Tutto concorda perfettamente. Carbonia 2014. Il vento dell'est soffia forte sulla terra. Il suo male è in Satana. Presto succederà la grande guerra. Che distruzione verrà, figlia mia, la nazione degli Stati Uniti sarà messa in ginocchio. Il suo male cadrà nel suo stesso male. Saranno proprio i re d'Oriente a sconfiggere l'Occidente, America.
Zaro, 2012. L'America subirà un grande attentato che la metterà in ginocchio. Harry Gruver, 1986, Galles. Nella visione fu assunto in cielo e dall'alto guardava la terra come in una mappa e vide giungere dalla Russia una massiccia forza bellica navale proveniente dal mar glaciare artico, arrivando fino all'Oceano Atlantico per attaccare gli Stati Uniti da est via mare. Contemporaneamente vide una possente forza militare colpire la costa occidentale. Sottomarini nucleari appostati lungo le linee costiere americane attaccarono con testate nucleari New York e altre grandi città. La Russia possiede droni sottomarini, cioè una specie di sottomarino senza equipaggio guidato dall'esterno, dotato di un motore atomico che gli permette di rimanere in immersione perenne. Il suo punto di forza è che viaggia a una profondità di 1000 metri a una velocità di 200 km orari e non è rintracciabile dai siluri sottomarini americani come per esempio il Mark 48 che arrivano a una profondità massima di 800 metri. Questo drone è armato con testate nucleari potentissime che possono colpire navi e strutture costiere, provocando tsunami, cioè eventi naturali di grande portata, che possono distruggere delle intere città. Suor Elena Aiello, monaca stigmatizzata, italiana, 1954. Se gli uomini non ravviseranno in questi flagelli i richiami della Divina Misericordia e non ritorneranno a Dio con una vita veramente cristiana, un'altra guerra terribile verrà da est ad ovest. E la Russia con le sue armi segrete combatterà l'America, travolgerà l'Europa, anche l'Europa. E si vedrà specialmente il fiume Reno, ricordatevi il fiume Reno, della Germania pieno di cadaveri e di sangue. Anche l'Italia sarà travagliata da una grande rivoluzione e il Papa dovrà molto soffrire. Il nemico, come il leone ruggente, avanzerà su Roma e il suo fiele avvelenerà popoli e nazioni. Anton Johansson, veggente Svezia, deceduto nel 1909. La Germania verrà attaccata da est, ma sarà morsa anche da una guerra civile interna. Ci sarà un attacco russo anche negli Stati Uniti. Questo impedirà alle forze americane di portare aiuti in Europa. Armi di nuova concezione creeranno eventi naturali di grande portata, come per esempio i droni sottomarini della Russia. Carbonia, 2015. L'America perirà, l'Europa perirà, insieme saranno le nazioni sconfitte, perché vendute a Satana e al suo malefico progetto. Salteranno uno dopo l'altro i vostri piani malefici di presa e possesso del mondo. Contemporaneamente all'America sarà attaccata l'Europa e voi mi direte: ma l'Europa non organizza guerre? Non è così. Il 4 aprile del 1949 a Washington si è firmato il trattato istitutivo della NATO. E che cos'è? È un'alleanza fra varie nazioni a livello militare. Se un paese membro NATO viene attaccato al suo interno, gli altri stati membri NATO intervengono per aiutarlo. Infatti nel 1949 sulla nostra Costituzione è stato scritto che la NATO è un'alleanza militare dell'Italia che consente ai paesi membri di essere aiutati da tutti gli altri in caso di attacco. È un grande gruppo, è un grande esercito che non può uscire dal suo territorio e interviene solo se è attaccato al suo interno.
All'inizio era composto da 12 nazioni, USA, Canada e vediamo l'immagine, Italia, Francia, Portogallo, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Norvegia e Islanda. Adesso i paesi che compongono la NATO sono 29, li vediamo qui evidenziati. Sono localizzati in Europa. La NATO rappresenta l'Europa. E cos'è successo? Alla vigilia della guerra in Jugoslavia, D'Alema è andato a Washington e ha firmato la modifica del patto costitutivo della NATO del 1949. Dopo questa firma, l'esercito NATO è entrato in guerra in Jugoslavia, esce dal suo territorio, attacca, invade e uccide. Infatti ha appoggiato l'America in Afghanistan, in Libia, in Siria, Iraq e, come ho detto prima, sono guerre totalmente organizzate. La NATO uccide vittime innocenti ed è pagata da noi. Noi siamo totalmente complici. L'esercito americano ha invaso paesi medio orientali per estirpare le risorse primarie. Sta accerchiando la Cina perché è considerato, come abbiamo già detto, il nemico principale mondiale a livello economico. Nei paesi che contornano la Cina, tipo Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Filippine, Cambogia, vi è la presenza di numerose basi americane militari. Per esempio, in Giappone ce ne sono 121, in Corea del Sud 83. Gli Stati Uniti stanno adottando questa metodologia di accerchiamento militare verso il nemico. La Russia è entrata in guerra in Siria e si è contrapposta ai piani americani. E gli Stati Uniti stanno adottando la stessa metodologia, stanno accerchiando la Russia. E come? Vediamo questa immagine. Hanno depositato centinaia di testate nucleari in prossimità del territorio russo, in Estonia, in Lituania, in Polonia e sempre in quest'area hanno posizionato cacciabombardieri e missili strategici che possono colpire nell'arco di 3 minuti delle aree civili della Russia tipo San Pietroburgo e Mosca. L'Europa è totalmente complice ai piani americani. Anche l'Europa sta trasgredendo profondamente alla legge di Dio. Chi di spada ferisce, di spada perirà. Infatti sarà invasa e distrutta. Le nazioni più colpite saranno Italia e Germania. Guarda il caso, proprio in Apocalisse si parla di una città italiana che verrà massacrata. Apocalisse 17. E uno dei 7 angeli che hanno le 7 coppe venne e parlò con me. Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Qui è necessaria una mente saggia. Le 7 teste sono i 7 monti sui quali è seduta la donna. Le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. La città dei 7 colli è Roma e sarà invasa fisicamente dal nemico e sarà toccata nella carne, gli abitanti saranno uccisi. Le 3 fontane, apparizioni, Roma, veggente Bruno Cornacchiola, 1947. Prima che la Russia si converta e lasci la via dell'ateismo, si scatenerà una tremenda e grave persecuzione. Pregate, si può fermare. Il mondo entrerà in un'altra guerra più spietata delle precedenti. Maggiormente sarà colpita la Rocca Eterna, Roma.
Carbonia 2015. L'altare della patria subirà l'attacco dei nemici. Saranno coloro che entreranno a Roma per possederla e mettere distruzione. Apriranno il fuoco, saranno in molti, entreranno con i carri armati e invaderanno le strade della capitale. 2015. L'orrore è per giungere dall'est. I russi marceranno su Roma, devasteranno la città e uccideranno molti uomini. Anguera, apparizioni del Brasile, 2005. L'orso feroce, l'orso è la Russia, passerà per varie nazioni, dopo vediamo come, e arriverà a Roma. Lì lascerà il suo marchio, il sangue scorrerà sulla terra. Luz de Maria, apparizioni, Argentina, 2010. Roma è simbolo di potere e per questo l'Italia soffrirà per mano straniera. L'Italia è il secondo paese in Europa ad ospitare il maggior numero di testate nucleari americane e questo è un crimine. L'Italia ha partecipato alle guerre organizzate in Afghanistan, Libia, Siria, Iraq ed è un altro crimine. È presente a Niscemi, Caltanissetta, in Sicilia, la stazione MUOS, un sistema di comunicazione satellitare ad altissime frequenze che permette di gestire e coordinare tutte le armi e i droni americani. E questa è un'arma pericolosissima. Roma è simbolo di potere e anche questo attira il male. Roma Caput Mundi, l'impero romano, le legioni romane. Roma ospita la sede del comando centrale della NATO per l'area mediterranea. L'Italia sarà invasa e distrutta dai russi che arriveranno con i carri armati e non per via aerea. Gli aerei possono portare al massimo 2 carri armati alla volta ed è sconveniente per le strategie militari. La Russia traccerà sull'Europa un percorso di distruzione e di morte via terra fino ad arrivare all'Italia e a Roma. E voi mi direte, ma le strade comuni non possono reggere il peso dei mezzi militari, soprattutto i ponti e i cavalcavia. Beh, è vero, ma cosa è successo? Il 28 marzo 2018 la Commissione europea a Bruxelles ha presentato un piano d'azione per agevolare e migliorare la viabilità dei mezzi militari sul territorio europeo, eliminare le perdite di tempo nelle dogane e nelle varie prassi di controllo e identificare, modificare o ricostruire tutte le strutture e tutto ciò che impedisce il passaggio dei mezzi militari. Per esempio, un vecchio ponte non regge il peso di una fila di carri armati, dovrà essere ricostruito. Torniamo alla legge di azione e reazione. L'Europa sta irrobustendo le strade per agevolare i preparativi a una guerra contro la Russia. Di conseguenza il nemico stesso usufruirà di queste strade per attaccarci. Josef Stockert, veggente Germania, 1947. I carri armati percorrono la Germania, verranno da est e con gran velocità si dirigeranno a ovest. Abbatteranno ogni ostacolo incontrato per via. Punteranno ad ovest per 3 direttrici, mare del nord, Germania centrale e al sud tramite le Alpi nell'Italia settentrionale. Ecco, vediamo che useranno proprio tutte le strade europee. I carri dei russi arriveranno fino al Reno, ancora il Reno. E l'intero paese sarà pieno di soldati stranieri che uccideranno e violenteranno senza alcun controllo. La Germania è il primo paese in Europa a ospitare il maggior numero di testate nucleari americane sul suo territorio.
E questo è un crimine silenzioso, ma allo stesso tempo tremendo, che le si ritorcerà contro. La Germania ha partecipato alle famose guerre organizzate. Dalla base americana di Ramstein in Germania sono partiti dei droni che, percorrendo migliaia di chilometri, sono arrivati in Yemen e hanno bombardato e ucciso dei civili innocenti. Inoltre, anche la Germania possiede un simbolo che attira il nemico. Alois Irmaier, veggente Germania, 1950. Le unità ammassate marciano dall'est a Belgrado e muovono verso l'Italia. In seguito tre cunei blindati avanzano immediatamente alla velocità della luce nel nord del Danubio sulla Germania occidentale verso il Reno. Senza alcun avvertimento preliminare, questo si verificherà così inaspettatamente che la popolazione fuggirà via dall'ovest nel panico. Molte macchine intaseranno le strade, avrebbero dovuto starsene a casa o non usare le strade principali. Tutto questo, che sarà un ostacolo per l'avanzare rapido dei carri armati su autostrade e altre strade veloci, sarà tolto di mezzo. La valle del Reno sarà devastata, principalmente per via aerea. I russi non si fermeranno nella loro avanzata in tre direttrici. Giorno e notte avanzeranno per raggiungere il distretto della Ruhr. La seconda avanguardia viene in direzione ovest sulla Sassonia, verso la regione della Ruhr. Giorno e notte i russi corrono inesorabilmente, il loro obiettivo è la regione della Ruhr. In tutti i messaggi che descrivono l'attacco della Russia alla Germania si parla del Reno, e qui aggiunge la Ruhr. La Ruhr è una regione della Germania bagnata proprio dal Reno. Vediamo questa immagine. Rivolta del Reno e della Ruhr. Marzo 1920. Il 13 marzo 1920 si è formata una grandissima milizia composta da 50.000 lavoratori che hanno conquistato tutta la regione della Ruhr. Vi erano state in passato delle piccole rivolte, ma mai in Europa si era formato un esercito così grande. Questo gruppo faceva parte del KAPD, un partito che voleva imporre il potere e la dittatura della classe sociale operaia. La regione della Ruhr è simbolo di rivolta e dittatura comunista e sarà un obiettivo grandissimo della Russia, proprio perché i russi vorranno imporre il potere e la dittatura comunista a livello mondiale. Luz de Maria, 2017. Amato popolo mio, il comunismo insorgerà con grande forza, come il grande potere che dominerà l'umanità e si imporrà nel mondo. Ecco, tutto concorda. Ma Gesù aveva detto: tutti coloro che feriranno di spada periranno di spada. Quindi, come si concluderà questa guerra? Carbonia, 2015. La Cina invaderà il mondo con le sue truppe. La sua impresa è divenire la grande Cina, l'unico grande regno sulla terra. Anguera, 2007. Arriverà il giorno in cui il dragone furioso, la Cina, lancerà fuoco sul nido dell'orso. L'orso è la Russia, l'abbiamo visto prima. I miei poveri figli conosceranno grandi sofferenze. La Cina attaccherà i russi. Karl von Lichtenfels, Germania, 1999.
L'Europa sarà povera ed in ogni luogo ci sarà grande disperazione. Un'armata russa attacca l'Europa centrale completamente di sorpresa, dalla Germania fino all'Atlantico. I cinesi rompono un accordo che hanno con i russi e li attaccano sul fianco in Siberia. In questa situazione i russi cominciano a lanciare missili nucleari su città scelte di Europa e America. Ma come se la mano di Dio lo guidasse, in quel momento un asteroide colpisce la Terra. I nemici della Cina, America e Europa sono troppo forti. L'alleanza con la Russia le fa solo comodo. In un secondo tempo, quando Europa e America saranno sconfitte, la Cina tradirà i russi e la Russia reagirà inviando testate nucleari fino a minacciare la vita dello stesso pianeta. Ecco perché la Madonna nel 1917 a Fatima aveva chiesto la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. La situazione si fa seria e le persone dicono: cosa possiamo fare per evitare tutto questo? Vediamo questo filmato. Se vostro figlio venisse ucciso, o vostro padre, o vostra madre, immaginate che dolore provereste. Qui succede ogni giorno. Intere famiglie vengono uccise. C'è rimasto soltanto Dio. Mi rivolgo a tutti voi che guardate, a tutti gli arabi e a tutti i paesi nel mondo che restano a guardare in silenzio. Aiutateci. Soltanto Dio ci è rimasto. Ogni giorno la nostra gente viene uccisa, intere famiglie. Soltanto Dio ci è rimasto. Tutti devono sapere cosa sta succedendo. Ditelo a tutti, è vostro dovere. Famiglie intere vengono sterminate ogni giorno, migliaia di bambini, e chiamano noi terroristi. Ecco cosa fa una bomba. Ecco cosa ci stanno facendo.
Non sono un cospirazionista, sono un genitore che cerca gli assassini di suo figlio. E devi essere un idiota per credere che 19 arabi hanno fatto tutto questo. Questo lo capisce anche il mio cane. Mettetevi nei miei panni e pensate a cosa fareste se vostro figlio fosse stato assassinato e nessuno indagasse sulla sua morte. Come vi sentireste se qualcuno si rifiutasse di indagare sull'assassinio di vostro figlio? E questa storia deve essere raccontata. Il problema degli americani è che vivono come su un grosso iceberg. Viviamo sulla punta dell'iceberg e siamo spaventati dalle verità più nere della nostra storia. E la situazione continua a peggiorare. Questa è una verità davvero oscura. Potrebbe tirare giù l'intero iceberg, che poi si spera riemergerà. Ma dobbiamo conoscere la verità o questo paese non vale più niente. Tutta questa storia è uno schifo e la gente dovrebbe vergognarsi di non cercare la verità. Matteo 18. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. I bambini tramite gli angeli sono connessi al cielo. I pensieri inviati a Dio sono tremendi. Vogliono fermare questi massacri, non ne possono più e sono schifati dal nostro silenzio. Dio, tramite la voce di qualche bambino, comunica che dobbiamo fermare queste guerre. Il Signore intervistato ha detto: dovremmo vergognarci, non cerchiamo più la verità. Lo capisce anche il mio cane, che non sono stati 19 arabi a far crollare le torri. Quest'uomo ha perso un figlio nell'11 settembre e questa sofferenza l'ha portato ad approfondire, ad indagare e ha scoperto che l'attentato è stato completamente organizzato. La tele non dice la verità. Quindi noi tutti dobbiamo fare un piccolo sforzo, fare ricerca e quando acquisiamo le giuste informazioni diffonderle il più possibile. E così potremo fermare una volta per tutte queste guerre. E facciamolo non solo per i bambini che vengono massacrati, ma anche perché a breve i tiepidi, i silenziosi e gli indifferenti subiranno un castigo che l'umanità non ha mai visto. Infatti nel messaggio di prima è scritto: durante l'apice di questa guerra, in quel preciso momento, un meteorite colpirà il pianeta. Sembrava che la mano di Dio lo guidasse. Vediamo questi messaggi. Anguera 2005. Cari figli, un'immensa palla di fuoco verrà, lasciando un grande deserto. Ovunque si udranno grida e lamenti, è l'ora del Signore. Anche qui è l'ora del Signore abbinata alla palla di fuoco. Oliveto Citra, Apparizioni Salerno 2005. Molto, molto, molto presto il cielo farà cadere una grande, immensa meteorite che si abbatterà in mezzo al mondo. Siate guerrieri, siate sicuri della vostra chiamata. Riscaldate i cuori freddi perché questi sono gli ultimi tempi. Il cielo compie l'azione di inviare un meteorite sul nostro pianeta. Carbonia 2015. Una cometa interverrà a mettere fine a questo mondo di peccato. Lancerò dal mio cielo il fuoco che fermerà i vostri fuochi di guerra. E qui lo conferma, la cometa sarà inviata, si scaglierà contro il nostro pianeta proprio per fermare una grande guerra. E dal cielo cosa vuol dire? Chi c'è in cielo che invierà questo corpo estraneo? Salmi 148. Lodate l'Eterno dai cieli,
Lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti gli angeli suoi, lodatelo voi tutti i suoi eserciti. Ecco chi abita in cielo, gli angeli, sono loro che invieranno questo meteorite sulla terra per volontà divina. Sono l'esercito di Gesù, gli esecutori dei suoi comandi. Apparizioni Spagna, El Escorial, 1982. Figlia mia, di a tutti di chiedere al Padre Eterno di trattenere la sua ira e di trattenere gli astri con il suo esercito di angeli. Gli angeli possono inviare un meteorite e trattenere gli astri. L'esercito di Gesù ha un potere infinito che non si è mai manifestato e farà tremare i potenti. Carbonia, 2014. La guerra ora divamperà in ogni angolo della terra, ma la giustizia di Dio metterà fine a questo maledetto sfacelo causato dall'uomo iniquo, fermando il fuoco delle armi con il fuoco che manderà dal cielo. Tremeranno e cadranno al suono delle trombe degli angeli di Dio tutti i potenti della terra. Tremeranno. Luz de Maria, 2015. L'umanità è appesa a un filo molto sottile. Si avvicina un corpo celeste che farà tremare tutta l'umanità e si renderanno conto di quanto siano limitati e piccoli di fronte al potere infinito di mio figlio. Approfondiamo l'argomento su questo meteorite. Carbonia, 2007. Il tempo è già segnato dall'impatto di questa cometa che non tarderà a colpire la Terra. Il mio braccio scanserà una parte, la più grande, scanserà una parte. Ma una parte dovrò lasciarla cadere perché il mondo capisca che io sono l'unico e vero Dio. 2017. Amati figli, il mondo è in grave pericolo, la guerra è già decisa. I potenti delle nazioni non torneranno indietro. Se io non intervenissi a fermare questa pazzia dell'uomo perduto, tutta la terra andrebbe perduta. Sarà quindi un intervento di castigo, ma anche di salvezza nello stesso tempo. Le profezie di Padre Pio. I miei angeli prenderanno cura spirituale di annientare tutti coloro che si burlano di me e che non crederanno alle mie profezie. Uragani di fuoco saranno scagliati dalle nuvole e si estenderanno su tutta la terra. Temporali, tempeste, tuoni e piogge ininterrotte, terremoti copriranno la terra durante 3 giorni. Seguirà allora una pioggia di fuoco ininterrotta per dimostrare che Dio è Signore della creazione. Quando il mondo è stato affidato all'uomo, era un giardino. L'uomo lo ha trasformato in un rovaio pieno di veleni. Nulla serve ormai per purificare la casa dell'uomo. È necessaria un'opera profonda che può venire solo dal cielo. Preparatevi a vivere 3 giorni al buio totale. Questi 3 giorni sono molto vicini. Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro molto peggiore di una guerra. Ricapitoliamo, mettiamo ordine. Intervento dell'esercito di Gesù. Salvezza del pianeta da una catastrofe nucleare. Con un meteorite che sarà sezionato, calibrato con un peso, un volume e una velocità di impatto equilibrata, idonea per una giusta e profonda purificazione del pianeta. Avverrà il tutto nell'arco di soli 3 giorni, i famosi 3 giorni di buio.
Carbonia 2011. Quando vedrete dal cielo cadere l'asteroide che viene a scontrarsi alla Terra, voi non avrete più tempo perché tutto sarà in un attimo solo buio e freddo. Ecco, conferma che i 3 giorni di buio saranno provocati da un asteroide. Il vostro cuore non potrà fare discernimento. Sappiate che tutto è pronto. L'ora è giunta, la neve si scioglierà dai ghiacciai e il mare si solleverà in una forza mai vista e travolgerà tutte le nazioni e voi vedrete morire tutte le vostre speranze, tutti i vostri progetti, non in me. Quando succederà tutto questo, sarà l'ora che la terra inizierà a tremare e dalle sue viscere uscirà il fuoco che distruggerà tutto ciò che l'acqua non aveva inghiottito in sé. Saranno i giorni più bui della terra, i più terribili, perché mai uomo aveva visto un tale castigo scatenarsi sulla terra. Elena Patriarca Leonardi, leggenda italiana. Come posso salvarvi se non mi ascoltate? Cadranno fiamme dal cielo e gli empi ne soffriranno. Sconvolgimenti e terremoti su un'umanità che non si pente. La terra si aprirà sotto i vostri piedi e non ci sarà misericordia. Le nazioni senza Dio saranno il flagello utilizzato da Dio per castigare un'umanità senza rispetto e senza scrupoli. Come abbiamo visto prima, Russia e Cina. Poi un grande castigo si abbatterà sul genere umano. Fuoco e fumo cadranno dal cielo. Le acque degli oceani si trasformeranno in vapori e la schiuma si solleverà travolgendo l'umanità. Ovunque si guarderà ci sarà angoscia, miseria e rovina. Rimarrete completamente al buio. L'impatto con un meteorite, maremoti e terremoti scuoterebbero il pianeta, provocando una reazione di tutto l'arsenale nucleare, con conseguente esplosione del pianeta. Gli angeli vogliono proprio evitare l'esplosione del pianeta, quindi dovrebbero risucchiare, assorbire tutta l'energia che alimenta le armi atomiche e di qualsiasi genere. Per una corretta purificazione non dovrebbe esistere alcun tipo di energia artificiale durante i 3 giorni di buio. Alois Irmaier. I russi attaccano l'Occidente durante la notte. Durante la guerra arriva la grande oscurità che dura 72 ore. Ecco, come abbiamo detto prima, i 3 giorni di buio interverranno proprio per fermare la grande guerra. Tutto concorda. Sarà buio in un giorno durante la guerra. Non uscite di casa, le luci non si accendono, tranne il lume di candela. La corrente si ferma. Ecco. Se si respira la polvere si hanno degli spasmi e si muore. Anna Maria Taigi. Verrà sopra la terra l'oscurità immensa che durerà 3 giorni e 3 notti. Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e arrecherà danno. Durante questi 3 giorni la luce artificiale, ecco, sarà impossibile. Arderanno soltanto le candele benedette. L'arsenale bellico mondiale sarà reso totalmente innocuo, sarà prosciugata, risucchiata ogni fonte energetica presente sul pianeta. Ecco perché la Madonna ha detto: mio figlio Gesù ha un potere infinito. Avremo luce solo grazie alle famose candele benedette che rispecchieranno, rifletteranno la luce del nostro spirito che possiamo aumentare, intensificare sin da oggi con le buone opere. Invita a non uscire di casa. L'impatto col meteorite, i vulcani esplosi renderanno l'aria nociva, irrespirabile e mortale.
Ma torniamo al messaggio di Padre Pio. L'ultimo elemento di purificazione sarà una pioggia di fuoco. Enzo Alocci, veggente italiano, 1970. Sarà una pioggia di fuoco e durerà 3 giorni e 3 notti. Il fuoco sarà su tutta la terra ed il mondo sarà coperto di cadaveri e tante nazioni spariranno dalla faccia della terra. El Escorial, 1982. Il castigo è vicino, consisterà, figlia mia, in questo. Degli astri urteranno la terra. Sono sul punto di distruggere la maggior parte dell'umanità. Sarà come una pioggia di fuoco. Tremerà tutta la terra, figlia mia, sarà orribile. Ecco in cosa consiste la pioggia di fuoco. Saranno degli astri, cioè dei corpi celesti di piccole dimensioni, infuocati, che colpiranno il pianeta. Carbonia, 2013. Ecco, tutto è compiuto. Il sole è al suo spegnimento. La luna perderà la sua luce e le stelle sono astri, cadranno sulla terra e tutto sarà fuoco e fiamme. 2017. Il libro dell'Apocalisse dice che un grande masso colpirà la terra e parla di un grande terremoto come mai ci fu e mai più ci sarà. E richiama alla conversione. Siamo in quel tempo, siamo giunti alla giustizia di Dio. La guerra mondiale è stata preannunciata in Apocalisse e l'abbiamo già detto. I 3 giorni di buio vengono in conseguenza, in prossimità, uniti a questa guerra. A loro volta anche i 3 giorni di buio, se tutto concorda con quello che vi ho detto, dovrebbero essere descritti nei passi dell'Apocalisse di San Giovanni. Apocalisse 6. Quando vidi l'agnello rompere il sesto sigillo, ci fu un terremoto tremendo. Ecco qua il grande terremoto provocato dal grande masso. Il meteorite. Il sole divenne nero come il carbone e la luna si fece rosso sangue. Ecco, i 3 giorni di buio provocati proprio dal meteorite, come abbiamo detto prima. Allora le stelle caddero dal cielo sulla terra, come fichi acerbi cadono dall'albero scosso da un vento impetuoso. Ecco qui la pioggia di fuoco durante i 3 giorni di buio. Tutto concorda perfettamente. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e tutte le montagne e le isole furono spostate. Allora i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti. I potenti terrorizzati, abbiamo già detto, e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. E chi vi può resistere? I 3 giorni di buio sono il sesto sigillo dell'Apocalisse. Il meteorite, il sole si oscura, la pioggia di fuoco, infine i potenti si nasconderanno terrorizzati perché sarà prossima la manifestazione di Gesù nella sua seconda venuta come giudice. Quindi i 3 giorni di buio anticipano il ritorno di Cristo. Apparizioni Giacarei, Brasile, 2015. Preparatevi, i 3 giorni di buio sono molto vicini. Convertitevi senza ritardo, preparatevi per il ritorno di mio figlio Gesù nella gloria che è vicino. Carbonia, 2017. La luna è per essere buia, il sole la oscurerà
la terra tremerà, sarà quello il momento del mio ritorno. Ecco. Luz de Maria 2018. Dopo grandi accadimenti e dopo la purificazione del mio popolo, io giungerò nella mia seconda venuta e la volta celeste cambierà colore. La purificazione dovuta ai tre giorni di buio avverrà proprio per ospitare il ritorno di Cristo sulla terra. Međugorje, Fradevin Lopez, Bosnia, le apparizioni più conosciute al mondo, 1987. Le ore di buio saranno esattamente 72 e il solo mezzo per contarle saranno gli orologi meccanici. Perché non ci sarà elettricità. Dopo questa purificazione sarà primavera. Tutto sarà verde e tutto sarà pulito. L'acqua sarà cristallina, anche l'acqua nei rubinetti delle case. Non ci sarà contaminazione nell'acqua, né nell'aria, né nei fiumi. La cosa più bella è che le persone vivranno nella natura e non lavoreranno per sopravvivere, ma per amore e sostegno reciproco. Dopo la grande sofferenza, la grande purificazione e la severa selezione dell'umanità, verrà una grande epoca di pace. Carbonia 2012. Ora ci sarà la grande purificazione affinché tutta la terra assieme all'umanità possa presenziare dinanzi a colui che viene. Stefania Caterina 2013. Quando tutto sarà ricapitolato in Cristo, il Padre creerà cieli nuovi e terra nuova e li donerà ai suoi figli. Sarà una nuova creazione. In essa non potrà entrare nulla di impuro. Tenendo in considerazione una semplice legge annunciata da Cristo, sappiamo che tutto il male che produciamo, che inviamo, torna indietro. L'impero occidentale organizza guerre, massacra bambini e stuzzica l'impero orientale. Di conseguenza subiremo pesantemente proprio per mano della Russia, della Cina e dei paesi arabi. In un secondo tempo la Cina tradirà i russi e mentre la guerra minaccerà la vita dello stesso pianeta, interverrà l'esercito di Cristo. Gli angeli nell'arco di tre giorni cambieranno la storia dell'umanità. Fermeranno la guerra, salveranno il pianeta, salveranno gli uomini e le donne fisicamente e spiritualmente che hanno operato per una giusta causa. Purificheranno il mondo dall'inquinamento delle industrie, dalle scie chimiche, dai rifiuti tossici buttati sottoterra negli oceani, dall'inquinamento atomico. Dopo i test nucleari, l'America ha usato delle piccole isole come pattumiere, dove sono stati depositati materiali radioattivi. E lo stesso ha fatto la Russia. Ha utilizzato la regione siberiana come deposito di sostanze radioattive, che sono arrivate anche nelle fosse delle Marianne, nel mare a 11.000 metri di profondità. E tutto dovrà essere purificato, tutto, per ospitare il ritorno di Cristo. Possiamo immaginare quanto saranno pesanti, intensi questi tre giorni di buio. Quindi prepariamo le persone, avvertiamole, uniamo le nostre forze e smascheriamo le opere del male, però facciamolo. Se volete salvarvi dovrete unire tre elementi: preghiere, opere e diffusione della verità, e non solo preghiere. Io quindi, come sempre, chiedo a tutti la diffusione di questo filmato, di questo video, e soprattutto la traduzione in varie lingue, in inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese, qualsiasi lingua, in arabo, qualsiasi. Tutto il mondo deve sapere.
non possiamo rimanere indifferenti di fronte a queste notizie, quindi diffondete il più possibile. Cari amici, ho finito, grazie mille, alla prossima.